Ciao Grandi, oggi dopo le ferie, dopo essere tornato al ritmo normale della vita, ritornano anche i video dove rispondo alle domande che mi avete posto voi e alcune me le sono anche autoposte da solo in questo periodo. Allora, oggi la dedico proprio a una delle domande che io da solo mi sono posto, che è: si può cambiare il proprio stile di vita? O no? Allora, i cambiamenti esistono, le passioni no, non si cambiano, le passioni rimangono nel cuore, quindi un alpinista sono, un alpinista rimango, però lo stile di vita può cambiare. Non ne ero convinto fino a qualche mese fa, però in effetti lo stile di vita può cambiare adattandosi, perché siamo una razza, noi umana, che si adatta molto velocemente. Lo dimostra anche il fatto che abbiamo ricoperto il 99% del territorio di questo pianeta, cioè quindi ci siamo adattati a qualsiasi ambiente in cui siamo andati, più o meno difficilmente, a seconda delle avversità che può avere questo ambiente. Quindi sì, ci si può modellare noi e modellare anche l'ambiente che ci circonda. Questa è una delle grandi capacità dell'uomo. Per molti amanti dell'ambiente, della natura, questa capacità degli uomini è considerata anche la condanna di questo pianeta, e su alcune cose gli posso anche dar ragione, nel senso che l'uomo è molto distruttivo in questo, perché come tutte le razze cerca la propria sopravvivenza, e quindi ecco che se deve distruggere qualcosa per poter vivere in quell'ambiente, l'uomo lo fa. Ma non sono io a dover giudicare ciò che l'umanità fa nel suo evolvere. Io però sono qua a dire che il mio stile di vita rimane quello di un montanaro, rimane quello legato alla ricerca, dei propri obiettivi, ma ha deciso questo montanaro, che poi sarei io, di mutare alcune cose nel mio stile di vita. Mi pesa la cosa? Non mi pesa minimamente, anzi, ogni giorno che vado avanti ne sono sempre più coinvolto, perché perché è così, basta, non è che questa ha una spiegazione logica, è che non rinuncio ai miei obiettivi, però faccio in modo che questi miei obiettivi coincidano anche con gli obiettivi del fatto che ora sono membro di una coppia effettiva, quindi sono io, la mia compagna, che si chiama Laila, e abbiamo deciso di intraprendere una strada insieme, che è quella di prendere un camper, provare a riaverci in cima. Sarà un cambiamento che vivere in camper darà la possibilità a lei di essere sempre con me, anche quando io deciderò di andare a esplorare chissà quale buco e in quale vallata. Cominciamo. Continua la nostra ricerca del camper per cercarne una soluzione ottimale al mio stile di vita e al suo stile di vita, e poi metteremo tutto insieme e vediamo che ne salta fuori. Voi lo vedrete insieme a noi. Certo, non filmerò ogni attimo della mia vita, perché tante cose sono nostre personali e devono rimanere tali, però vi renderò partecipe dei vari spostamenti e di parte della nostra vita, quella che perlomeno riteniamo noi opportuno far vedere a voi. Per il resto non cambia niente.
continuerò le mie esplorazioni, continuerò i miei vlog, come sempre. C'è solo questi cambiamenti, ecco, la mia domanda era proprio questa: se una persona può cambiare il suo stile di vita, lo può modificare e adattare e inserire sempre cose nuove. Questo vuol dire anche non spegnersi, non rimanere fossilizzato in una cosa, e quindi un'evoluzione che fa crescere spiritualmente una persona, mentalmente una persona, e quindi ogni volta che inserisci qualcosa di nuovo nella vita, automaticamente inserisci anche esperienze, emozioni e che vanno ad accrescere te stesso e ad accrescere le persone che ti stanno vicino. Ecco come mi sono risposto io a questa domanda. Forse l'ho fatto anche in maniera un po' confusionata, però è così che mi sono risposto ed è così che ora voglio andare avanti. Spero che mi seguiate anche in questa nuova versione. Spero che a breve i vlog vengano girati all'interno del camper. Per il momento andiamo avanti così e per il momento continua la nostra ricerca della nostra casa a quattro ruote, che sarà una nuova vita, una nuova esperienza che non sapremo come andrà, però come sempre io amo molto lanciarmi in nuove sfide, che siano quelle della montagna, che siano quelle della vita, come quando avevo chiuso l'attività in proprio e sono passato a fare il dipendente. Non mi sono posto tante domande, solo qualche piccola riflessione e poi sono partito, basta, ho chiuso la mia attività e mi sono messo a fare il dipendente. Quindi era stato un inizio di una nuova vita che ha cambiato molto di me, nel senso che il mio budget finanziario è sceso al livello di un dipendente, mentre prima, lavorando in proprio, avevo un budget molto più alto e quindi mi ha permesso di avere più esperienze in montagna di quante ne posso fare ora. Potevo decidermi i miei tempi liberi, mentre ora devo concordarli con l'azienda con cui lavoro. È cambiato tutto. Come è cambiato allora, cambierà oggi. Non cambia il mio modo di essere, questo non cambierà mai, anche perché credo che se lo cambiassi non piacerei neanche più alla persona che ora sta al mio fianco. Quindi ecco perché dico che può cambiare lo stile di vita, ma non può cambiare la personalità di una persona, che è quella che mette un timbro pesante in ognuno di noi. Quindi io mi sono risposto così, spero che la cosa abbia potuto soddisfare qualcuno nel dare questa risposta, anche se era una domanda che mi sono posto da solo. Quindi aspetto i vostri commenti su come pensate voi che possa cambiare la vita di una persona, se può cambiare, non può cambiare, e vi saluto. Vi ricordo di mettere un like sotto il video se il video vi è piaciuto, lasciare un commento, iscrivervi al canale e alla prossima. Ciao!